Beh, innanzitutto non possiamo non essere contenti per una vittoria per noi basilari, lo sapevamo tutti questo per entrambe le squadre, era una partita importante e quello che contava alla fine era portarla a casa. Credo che la mia squadra abbia giocato una buona gara per larga parte, nel finale complice la stanchezza e la grande energia di Iesi degli ultimi 3 minuti abbiamo riaperto la partita e dopo è una partita che si decide sugli episodi e Palermo ha fatto un canestro francamente difficile, marcato da lontano, obiettivamente se mi posso permettere io se fossi al contrario, se il mio giocatore subisse un canestro del genere non potrei vedere niente, cioè un giocatore che tira da 8 metri con una parabola altissima ha fatto una magia, sinceramente ha fatto una magia, io sono molto contento che abbia fatto questa magia e sono molto contento che la mia squadra vada a casa da questa trasferta con 2 punti basilari. Sì, sicuramente per noi con l'assenza di Frassinetti era logico che passa da loro la capacità di vincere le partite. Peker è la terza partita in fila che gioca in maniera importante perché finalmente è tornato a allenarsi davvero e per questo ha pagato. Raivio è un giocatore che tutto l'anno che ci staranno tantissimo, un giocatore fa mille cose, rimbalzi, passaggi, canestri, subisce falli. Per cui da lui sappiamo che la sufficienza viene sempre, oggi avevamo bisogno che facesse qualcosa in più anche perché era molto stimolato dalla marcatura di Gueye che a mio avviso ma anche a suo è uno dei migliori diciamo cancellatori di guardie del nostro campionato per cui sapeva che ci sarebbe stata un'attenzione particolare su di lui, ha giocato un primo tempo perfetto e un secondo tempo nel finale sostanzioso, magari maschiato da quel fischio a metà campo, però obiettivamente a loro due non posso chiedere di più. Se posso permettermi un'ultima cosa, ho fatto i complimenti alla mia squadra, ma ho detto loro che non è ancora finita. Adesso noi abbiamo un vantaggio importante, è inutile, non bisogna nasconderlo. Però abbiamo noi un calendario duro come la Iesi, e lo sappiamo entrambi, però per dire noi giochiamo in casa con Treviso, e Imola, che sono 2 squadre di vertice, e l'ultima giornata con Treviglio che potrebbe giocarsi l'accesso ai playoff. Fuori casa andiamo a Chieti, che a questo punto si sta giocando con noi e Iesi, con un vantaggio superiore, l'accesso e la salvezza diretta, e andiamo a Trieste, che è un campo dove tutti hanno capitombolato anche in maniera importante. Per cui quello dietro la squadra, logicamente la gioia nostra deve essere enorme, ma da martedì noi dobbiamo tornare a pensare che nulla è finito e che 5 partite con una pausa in mezzo tra l'altro di una settimana, tra l'altro adesso poi ognuno si muove come meglio crede, il mercato riaperto, cioè è una situazione ancora molto, molto fluida. Adesso noi abbiamo un bel vantaggio, dobbiamo essere bravi però a guadagnarci ancora qualcosa di importante per riuscire a evitare i play-out. Iesi deve fare, se noi facessimo 0-5 Iesi deve fare 2 su 5, è vero che per esempio 2 partite in casa non mi sembra che sia semplice, soprattutto voglio dire se... Brescia-Bologna, adesso è vero, logico che bisogna battere le squadre, però è vero anche che non è stato dimostrato che non ci sono corazzate in posizione. Adesso, con tutto il rispetto, la Fortitudo ha perso Matera, cioè non è che ci sono squadre, e poi voglio dire, ripeto, non so, io da parte mia non è un mettere avanti le mani, ma quello che ho detto alla squadra è 5 partite, c'è strada da fare e bisogna conquistarsela. Se noi facessimo 0-5 loro vanno a fare 2 su 5, non mi sembra una cosa impossibile, però mi piacerebbe pensare che ce lo guadagniamo ancora noi vincendo le partite sul campo.